Una fiammata inizio secondo Dai, dai. tempo a cancellare quella che anche nel primo era stata la Lazio dell'ultimo mese, quella che non riusciva a segnare, non riusciva a vincere. Sì, è un primo tempo bruttino. Ci siamo ripresi nel secondo tempo e poi è arrivata una vittoria, penso, meritata dopo quello che abbiamo fatto nel secondo tempo. Si è parlato tanto in quest'ultimo periodo per l'assenza dei risultati, si è andato a scavare i rapporti nello spogliatoio, la posizione di Petkovic, i rapporti che secondo qualcuno tra il gruppo e l'allenatore sono cambiati in questo periodo. Qual è la versione dal di dentro? La versione che poi quando non si raggiungono i risultati escono tante cose, comunque eravamo in difficoltà, ma eravamo in difficoltà perché non arrivavano i risultati, altrettanto le prestazioni, quindi ci può stare che escono queste cose, però noi siamo un gruppo unito e siamo con il mister al 100%. Antonio, qual è il problema più grande da risolvere? Quello che chiediamo sempre, ci domandiamo noi, la continuità non di prestazione, la continuità di approccio alle partite, perché poi comunque quando anche siamo in difficoltà e sotto di risultato la prestazione esce comunque, però magari è meglio farla, meglio approcciare meglio le partite per poi non andare in difficoltà durante la partita. Non pensi che questo sia un problema che parte da lontano, nel senso che le stesse difficoltà le avevate anche dal girone di ritorno dell'anno scorso? Bella domanda, ci sono sempre stati questi blackout. Speriamo che no, speriamo, dobbiamo migliorare perché poi arrivano dei risultati negativi e delle difficoltà. C'è però anche un approccio nervoso alla partita, insomma, quando ci sei si vede il tuo peso anche dal punto di vista della grinta, in molti poi dopo si rendono conto che in alcuni tuoi compagni non c'è lo stesso tipo di approccio. Beh, questa può essere anche una cosa che magari non si è tranquilli, non si è tranquilli perché i risultati non arrivano e magari c'è la tensione dei risultati e della prestazione, però ripeto, i giovani stanno facendo bene, bisogna farli crescere con tranquillità perché comunque sono in un grande club come la Lazio, non è facile a 20 anni, 21 anni essere protagonisti alla Lazio. Bene, grazie. Grazie a voi.